Bentornati ragazzi, benvenuti sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati con Rainbow Six Siege. Questa nuova partita io ho preso un nuovo personaggio che ho sbloccato, ossia Doc, che è uno dei personaggi appunto difensori che ho sbloccato. Mi piace molto perché può curare e curare gli altri. Che ragazzi, siamo qui con un team di italiani. Ce ne sono su 5, 4 sicuri. E penso che comunque anche il quinto sia italiano, perché il nick è appunto italiano. Quindi siamo in una squadra di nuovo full ita, ed è una cosa che a me piace molto, sperando insomma che riusciamo a coordinarci bene. Allora, io direi di piazzarci qua. Tutto qua. Io metterei lo scudo da queste parti. Vediamo un po'. Hanno trovato il contenitore sti brutti bastardi. Ecco, io lo scudo lo metterei proprio qua, così. Ok, piazziamo qua lo scudo a difesa. Scudo qui, allora. Ok, è già fase d'azione. Vediamo un po' le telecamere anche noi, dove possono essere i bastardi. Ma dove arrivano? Attenzione, ci hanno killato, siamo già in 4 contro 3. Ma dove arrivano? Qua hanno fatto saltare la telecamera. Meglio se ne arrivano, vincemo facile. Nel frattempo sentite gli italiani che dicono: se non arrivano vinciamo facile, giustamente. Però ok, grande Legend, l'ha appena fatto fuori uno. Merda, 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 merda. Ho capito, da di là non c'è il Legend of Game. Attenzione, 3 contro 1. Beh, ora si butterà. Ok, round 1 vinto. Perfetto ragazzi, grande primo round portato a casa. Ragazzi, eccoci giunti nel secondo round. Ora siamo noi a dover attaccare, quindi si va subito. Siamo comunque tutti italiani, quindi altro team full ita, ragazzi. Speriamo di riuscire a fare qualcosa di buono anche in questo match. Essendo italiani dovremmo vincere, perché Italian Power, ricordatevelo sempre. Ok ragazzi, guardate, ecco qui con lo scudo Buddy. Vediamo. 4 contro 5, attenzione. C'è uno lì. Chi è stato killato? Carica grappolo attiva. Per occuparvi del conduttore. Ragazzi, dobbiamo andare giù. Lasciate perdere il contenitore. Attività nemica. Tornate a occuparvi del conduttore. Da dietro, no! Porca puttana! Bravo! Attenzione, uno contro uno. Io mai un colpo. Fatta morire. Attività nemica, neutralizzate la minaccia. Bravissimo il nostro compagno che ha ucciso l'ultimo di loro. Round 2 vinto. Ok ragazzi, eccoci giunti in quello che potrebbe essere già il match point. Sia il terzo round. Se vinciamo anche questo, abbiamo vinto la partita e quindi si conferma Italian Power. Vediamo un po' comunque di essere concentrati e cercarci di portare a casa questo match. Comunque ragazzi, una cosa vi voglio dire: in questo gioco non è sempre importante uccidere, fare molte uccisioni, ma è giocare di squadra. Quindi l'importante è coordinarsi con i propri amici, i propri compagni, insomma. Quindi se volete invece un gioco in cui potete fare, tra virgolette, i Rambo della situazione, vi consiglio di andare a giocare a Call of Duty o Battlefield. Questo è un gioco diverso. Comunque sei stato individuato, quindi qua a terra c'è qualche macchinetta bastarda che comunque è filtrata. Probabilmente venga da sopra. Ok, sentite ragazzi, vedete la coordinazione. E quelle ci dicono anche che probabilmente arriveranno da sopra. Attenzione. Ecco, da sopra infatti, da sopra infatti. Sono stato colpito. No, 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 no.
Stanno arrivando da qua, ragazzi. Ah, ma è qui dietro, è qui dietro. Porca. Muori, fanculo. No! Ah, l'ho visto, l'ho visto. Porca. Vediamo i nostri compagni, ragazzi. Nel frattempo qui potremmo vincere il round. Sono 2 contro 1. Vediamo un po'. E vinciamo anche il terzo e ultimo round. Ok, ragazzi. Dopo questa vittoria perfetta, ci vediamo fra poco con la seconda partita. Ok, ragazzi, eccoci eccoci tornati, scusate, nella seconda partita. Siamo sempre con la squadra di prima, tutti italiani, e abbiamo contro un avversario che di livello, ragazzi, ha 109. Fai come spara? 109 di livello, ragazzi, non so se vi rendete conto. Praticamente sta passando la sua vita solo su Six Siege, quindi sarà un appassionato di questo titolo qui. Attenzione, ragazzi, qua. Eccolo. La mette. Ragazzi, l'ho appena visto. La mette la termite. Ecco, ma devo andare a sparare. Ah, ecco qua, muori, fanculo. Bello. Ok, ragazzi, subito fa, si concitate. No, mi ha ucciso, ragazzi. Era qui, sotto corridoio. Uno contro uno, attenzione. Ancora 5 secondi. Eccolo, eccolo lì. Grande il mio compagno di squadra. Ancora ucciso. Ok, ragazzi, eccoci giunti al secondo round. Abbiamo trovato l'ostaggio e ora dobbiamo andare a prendere, a salvarlo, comunque a eliminare tutti i nemici. Dio cane. Che accecante buono, Dio cane. Mettiamoli una bella bombetta. Tanto c'è uno. Oh, l'ho buttato giù. Sta arrivando al verde. Ok, grande lavoro di squadra, vedete? Io salvavo e sparavo. Facevo entrambe le cose, ragazzi. Ok, ragazzi, eccoci giunti nel terzo e quello che potrebbe anche essere l'ultimo round. Io ho preso di nuovo Rock per difendere. Se vinciamo questo, abbiamo vinto anche questo secondo round. Si è stato individuato. Qua hanno messo una bella trappola. Dai. Chi l'ha messo gli scudi? No, no, ce l'hanno uno di loro. Vabbè. Attenzione, da là hanno ucciso appena. Dall'alto, cazzo di butta. No, mi hanno killato. Ok, ragazzi, abbiamo perso il terzo round. Sentite il disappunto della mia squadra. Quanti colpi devo sparare? Ok, ragazzi, eccoci giunti al quarto round. Ora o vinciamo e quindi chiudiamo la partita, oppure dobbiamo andare ai supplementari. Cioè, aspetta, attento. Ma perché non ci andiamo come Call of Duty? Andiamogli addosso proprio. Fanno un culo. Ragazzi, ora li metto il mirino. Adesso sono ucciso. Ma rotti i coglioni. Sto qui, sì, ho 44. Carotti i coglioni. Porca. E allora, ragazzi, abbiamo perso anche il quarto round. Cioè, questo qui, ragazzi, che è praticamente immortale. Cioè, sì. Ragazzi, siamo arrivati al match supplementare. Ci hanno recuperato praticamente. C'è quello là, quello P44, che è veramente molto bravo a giocare. Ci sta mettendo in seria difficoltà. Ok, 5 contro 3, attenzione. 5 contro 2. Guarda che bastardo. Oh! Ultimo difensore rimasto in vita. No. Attenzione. Apre.
prima o poi ce la fa spaccare a sto muro, Andiamo a beccare l'ultimo difensore rimasto in vita. Attenzione che è round vinto. Round vinto, ragazzi. Ecco qua il nostro compagno, l'ha trovato e lo ha killato. Ragazzi, allora spero che il video vi sia piaciuto. Qui nel frattempo sta provando a ricercare un'altra partita. Se è così, lasciate un like, commentate, condividete. Ovviamente, ragazzi, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, suggeritelo ai vostri amici. Ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Bella!